una manifestazione di protesta, comunque per testimoniare disagio davanti alla stazione. Perché vi siete ritrovati qui e il vostro movimento che cosa chiede? Senti, noi chiediamo a voce bassa, perché non sembra di, i toni nostri sono pacati, con tranquillità, chiediamo agli italiani di aprire gli occhi e guardare davanti a loro. Cos'è che possono vedere? Cosa riescono a vedere? Gli italiani come noi, che forse hanno aperto gli occhi non per bravura ma per necessità prima di qualcuno, sono qui a manifestare il nostro disagio contro le istituzioni, ma non istituzioni in quanto istituzioni come forze dell'ordine e compagnia, istituzioni dei palazzi, perché i nostri palazzi ci stanno deteriorando tutta la nostra vita, tutto il nostro futuro, hanno bruciato il futuro a noi, le nostre generazioni, agli anziani, perché rendetevi conto che ora è una protesta pacifica e praticamente può passare quasi in sott'occhio, però in Italia la gente sta soffrendo e sta bollendo nelle case. Noi siamo qui a testimoniare che ci siamo, non ci arrendiamo e che lo Stato ci deve guardare. Deve guardare non a me, non a quelli che sono qui in piazza e basta, ma a tutti gli italiani, a tutti gli italiani. Non abbiamo le forze dell'ordine e non hanno i soldi per la benzina, non hanno i soldi per le macchine, per i ricambi. I vigili urbani sono appiedati, la guardia di finanza, le macchine ferme davanti alle loro questure senza benzina. Signori, penso che sia plateale che l'Italia sta soffrendo l'Italia in tutti i settori. Spero che a un certo punto inizino a svegliarsi. Siamo qui apposta, siamo solo per solidarietà agli italiani, non abbiamo ottenuto niente con la violenza, non teniamo a tenere in alta il livello di violenza, perché la violenza serve solo a darci contro. I nostri movimenti sono pacifici, ma di richiesta di diritti, non solo di doveri, perché adesso i doveri sono stati dati abbastanza, ora abbiamo bisogno di diritti.